Qui ci sono elencate le nostre, diciamo, la produzione legislativa che abbiamo fatto col Movimento 5 Stelle all'ARS in tema rifiuti. Questo è l'ordine cronologico. Abbiamo iniziato subito con un'interrogazione parlamentare datata 17 gennaio, in cui chiedevamo proprio lo stato delle cose, cioè lo stato della raccolta, dello smaltimento dei rifiuti. Qui c'è scritto Comune di Palermo perché fondamentalmente già a gennaio sapevamo, c'era una situazione già imbarazzante che è poi scoppiata. Non so se già sapete che insomma ci sono cumuli di rifiuti per le strade. Già da ora, e non si sa quando verrà risolta questa situazione perché comunque l'AMIA è in fallimento, la Bello Lampo è esaurita, la sesta vasca non è ancora stata iniziata e quindi ci sono previsioni, sebbene insomma l'assessore Barbera dice 2 mesi, ce ne vorranno almeno 6, diciamo con una previsione rosea. In realtà è un'interrogazione che abbiamo rivolto a Crocetta a livello regionale e quindi diciamo, è relativa a tutta la regione Sicilia. Dopodiché abbiamo fatto una mozione per quanto riguarda la tassazione dei rifiuti per una tassazione più equa. Andrò nello specifico più avanti. Poi abbiamo fatto una mozione per degli interventi urgenti per la modifica del piano gestione rifiuti attuale, in modo tale da scongiurare, diciamo, l'emergenza sanitaria. E questa mozione, diciamo, è volta alla riduzione dei rifiuti indifferenziati, alla diminuzione della produzione alla base dei rifiuti indifferenziati. L'ultima, vi do proprio la notizia in anteprima, è una mozione di qualche giorno fa che ha presentato il presidente Trizzino della Commissione Ambiente, che ricalca un po' l'interrogazione parlamentare del 17 gennaio, perché l'interrogazione parlamentare con risposta scritta e in commissione aveva 60 giorni di tempo. Vi lascio immaginare che non ci hanno risposto. E quindi siamo partiti, diciamo, sprombattuto con la mozione. Ora vediamo. Parlando di tassazione, allora, i cittadini siciliani producono 2.610.000 tonnellate l'anno di rifiuti indifferenziati, per un totale di mezza tonnellata circa a testa. La quota di rifiuti differenziata invece è di 50 kg. Fate un po' voi le proporzioni. La media italiana è un poco meglio. Il costo di conferimento, come diceva prima il professore, è di circa 100 euro a tonnellata, senza però contare spese di trasporto, manutenzione dei compattatori, manutenzione dei cassonetti, la pulizia e via dicendo, per un totale di 261 milioni di euro. Questi sono i dati ISPRA 2012. Allora, considerato che l'attuale legge, l'attuale tassazione è, possiamo dire, diciamo, inadatta, la tariffazione a metratura penalizza il cittadino che produce, diciamo, che differenzia, che separa l'umido dell'indifferenziato, cerca di recuperare il materiale e penalizza, qui è scritto grandi strutture turistiche per fare un esempio, ma fondamentalmente penalizza tutte quelle aziende e quelle strutture che hanno una cubatura enorme, che però, facciamo l'esempio di un capannone, che però, diciamo, non è che produce chissà quanti rifiuti, cioè, è un capannone solo enorme, però insomma. Produce elevati costi perché non incentiva riduzione, recupero e riciclo. In effetti non è previsto nessun reinvestimento,
nel miglioramento della struttura, della filiera dei rifiuti, grazie appunto alla tassazione. E poi, come diceva sempre il professore prima, è in contrasto sia con la direttiva europea, sia con il decreto legislativo 205 del 2010 italiano, sia con la legge regionale 9 del 2010 siciliana, e anche in contrasto col piano regionale di gestione dei rifiuti attuale. Abbiamo inserito il caricatore del cellulare che sta facendo la diretta streaming. Abbiamo inserito questo qui nella voce. Perché hanno levato l'altro computer che avevamo. Allora, cosa abbiamo chiesto noi con questa legge? Di scorporare il rifiuto solido urbano, che sarebbe l'indifferenziato, dalla TARES, di implementare una raccolta domiciliare che permette quindi una tariffa puntuale, si va a pagare quello che non si differenzia. Sta rivolgendo a me? Finanziandola con i risparmi della riduzione, quindi c'è un reinvestimento di quello che si chiede ai cittadini nel sistema per migliorarlo. E infine una tassazione cosiddetta paper bag, per quanto riguarda sempre l'indifferenziato, che premia il cittadino virtuoso, che separa umido e ricicla i materiali post consumo, e penalizza invece colui che per la l'agnosia butta tutto assieme. Allora, facendo un po' un quadro di quello che è la situazione attuale, noi, secondo la legge italiana, dovremmo, che è la 152 del 2006, la nostra Bibbia per quanto riguarda i rifiuti, il 31 dicembre dell'anno scorso avremmo dovuto raggiungere il 65% di raccolta differenziata. Del 2012, questa, la legge del 2012. Ma no, si purtroppo non arriviamo al 5. Cosa succede? Che noi paghiamo, abbiamo pagato e paghiamo i mancati valori in termini di penale di raccolta differenziata imposti per legge. Poi cosa paghiamo? Paghiamo il costo di conferimento in discarica del materiale non differenziato. Poi cosa paghiamo? Paghiamo la mancata rendita dalla vendita del materiale differenziato. Dopodiché cosa paghiamo? Paghiamo i costi dovuti alla saturazione delle discariche, il ripristino delle discariche che avviene con materiale FOS, la eliminazione di discariche abusive, che non vuol dire solamente discariche abusive non regolamentate, ma anche tutte quelle discariche che partono da un sacchetto e diventano 500 sacchetti. Poi, cosa non indifferente, paghiamo la cattiva immagine enfatizzata dai media di quello che sta succedendo, cioè dei danni al turismo e l'economia di esportazione, perché dicono qua è pieno di immondizia, non ci veniamo. I costi in termini di energia, e qui parlo sempre della biodigestione di cui parlava il professore, di materiale organico differenziato, quindi pulito, e biodigestato. Io non sono d'accordo, da un punto di vista termodinamico, di utilizzare il biogas come per immetterlo nella rete, perché da un punto di vista economico al giorno d'oggi non è sostenibile, ma da un punto di vista di efficienza, appunto, trasformarlo direttamente attraverso delle centraline di cogenerazione, come possono essere i gruppi elettrogeni, per esempio, in loco. Ah, tra l'altro paghiamo il non utilizzo di impianti funzionali mai entrati in funzione e i costi di progettazione di impianti mai realizzati. Vi do una notizia in anteprima: noi abbiamo già finanziato ben 8 impianti di compostaggio in tutta la Sicilia, quello in provincia di Messina e a Capo d'Orlando, già finanziati,
da 7 mesi e non ha ancora iniziato finanziata pure la gestione, non solo la costruzione, e ancora non si è fatto niente. Allora, Rito, facciamo un passo indietro. Questa è la prima interrogazione che abbiamo fatto, appunto a gennaio, e abbiamo chiesto il resoconto sullo stato della progettazione e autorizzazione degli impianti, sia per lo smaltimento finale a valle della raccolta differenziata, quindi selezione di scariche, sia il materiale differenziato, quindi piani di compostaggio e selezione, specificando le tempistiche e la realizzazione, e i costi, tempistiche e costi. Poi abbiamo chiesto che cosa sta facendo fondamentalmente il governo regionale per il ripristino della gestione ordinaria, perché da un punto di vista formale noi avremmo dovuto abbandonare la gestione straordinaria, quindi quella con i commissari, il 31 dicembre 2012. Ad oggi sono ancora là e diciamo che vorrebbero passare la patata bollente al primo che arriva, però nessuno, diciamo, se la prende questa patata bollente, quindi siamo in una specie di stallo. La cosa preoccupante, per chi non lo sapesse, della gestione straordinaria è che vanno in deroga e quindi spendono quanto vogliono e fanno quello che vogliono e nessuno può dire niente. Poi abbiamo chiesto le motivazioni dell'insufficiente livello di servizio, le previsioni nel prossimo futuro per evitare l'emergenza sanitaria, perché se passano mesi e non raccolgono l'immondizia, immaginate voi com'è. Solamente nel giro di 2-3 giorni si riempiono tutti i cassonetti e cominciano a già saltare fuori discariche abusive. E poi informazioni sull'autonomia residua, qui vi do un'altra informazione che di solito non viene detta. La quasi totalità delle discariche pubbliche in Sicilia si sta esaurendo e non è stata prevista un ampliamento. Rimarranno solamente 3 discariche private che sono state più lungimiranti, tra virgolette, e che già ora rifiutano il conferimento da parte dei comuni insolventi, che sono la maggior parte. Poi il 18 aprile invece è quella, diciamo, di qualche giorno fa, è partita la mozione per chiedere fondamentalmente le stesse cose che avevamo richiesto come interrogazione parlamentare, però non ci hanno risposto, e abbiamo appunto chiesto al governo di ripristinare la gestione ordinaria, giustificare come mai non c'è un sufficiente livello di servizio e fornire informazioni dettagliate su stato, strutture, tempi di realizzazione degli impianti e tra l'altro anche l'attivazione di impianti, diciamo, pronti che non vengono utilizzati. A Palermo noi abbiamo un impianto nuovo, chiave in mano, a Partanna Mondello, di selezioni multimateriale raccolta, che è fermo dal 2008 e non ha le autorizzazioni per le fognature, cioè non ha le autorizzazioni che dovrebbero venire date dal comune. Siccome la discarica è del comune, meglio mettere tutto in discarica. Allora, il 10 marzo invece abbiamo presentato una modifica del piano gestione rifiuti. Sono tante piccole chicche per diminuire la produzione dell'indifferenziato. Ve le vado a elencare poi. Incompatibilità fra gestione di raccolta, gestione di smaltimento, gestione della raccolta, gestione dello smaltimento e gestione del riciclaggio. Se mi conviene, io sono lo stesso, se mi conviene portare tutto in discarica, lo porto, non faccio la riciclata. E normalmente le partecipate del comune, dei comuni, hanno tutta quanta la gestione della filiera. Poi abbiamo chiesto semplificazione delle procedure per l'impiantistica del riciclo, perché come diceva appunto il professore oggi, è più difficile fare un impianto che una discarica. Ottenere le autorizzazioni per fare un impianto rispetto a una discarica,
divieto di smaltimento dei rifiuti riusabili, riciclabili e non trattati. È inoltre espressamente vietato incenerire o gassificare. La gassificazione è praticamente la produzione delle ecoballe di Napoli, il che vuol dire concentrare e togliere l'acqua, disidratare. Questo porta però a concentrare il materiale fino a farlo diventare rifiuto speciale. Non è proprio cenere, però è sempre rifiuto speciale che non può venire messo in discarica, e quindi bisogna trovare un altro posto finché non si crea un sacco di ecoballe, e poi bisogna per forza incenerire. Questo, diciamo, è il disegno verso la quale ci stanno portando. È vietato smaltire in discarica rifiuti urbani indifferenziati senza prima aver ricavato beni e materiali atti al riuso, riciclaggio e recupero. Smaltire in discarica rifiuti contenenti sostanze putrescibili, quindi dobbiamo per forza recuperare tutto l'organico. Se ci ascoltano. Poi fare la tariffa puntuale, che vuol dire comunque pagare quello che non si differenzia. Pagare, mettere una tassa sul vuoto a perdere, perché fondamentalmente rifare una bottiglia di vetro costa di più che riutilizzarla. Piani di razionalizzazione della filiera alimentare e dei rifiuti organici, è un po', diciamo, quello che diceva il professore prima, che praticamente permette di recuperare tutto il cibo in esubero che viene prodotto, mettendosi d'accordo con la grande distribuzione, i supermercati e via dicendo. Centri di riuso, centri di raccolta per il riciclo, cioè vere e proprie strutture dedicate a questo. Coinvolgere, diciamo, il volontariato e le cooperative sociali, e poi creare delle, diciamo, una sorta di indicazioni per la gestione del materiale post consumo. Per esempio, nell'ambito delle mense aziendali, universitarie, scolastiche, è possibile migliorare alcune fasi, ospedali, sì, certo, per esempio utilizzare il chilometro zero, magari usare, come si chiamano, cibi e biologici e via dicendo. Creare delle ecosagre, questa è una mia idea. Fare praticamente delle sagre in cui si educa la popolazione utilizzando stoviglie compostabili, bicchieri compostabili, insegnando che l'acqua del rubinetto, e qua i chimici lo sanno bene, ha dei limiti più restrittivi rispetto a quella dell'acqua in bottiglia, quindi non ci credete che l'acqua in bottiglia è più buona di quella dell'acqua del rubinetto. Creare, e qui Vittorio probabilmente lo sa spiegare meglio di me, dei certificati verdi, Green Power Procurement, che sono praticamente dei certificati che si danno alle pubbliche amministrazioni o anche ai privati perché hanno una gestione etica, diciamo, spinta. Sostituzione per esempio delle cassette monouso di plastica con quelle riciclabili, oppure il doppio prezzo per disincentivare l'uso. Divieto dell'uso di opuscoli pubblicitari nelle cassette di posta privata, e soprattutto per tutti questi punti creare delle attività informative che spieghino ai consumatori perché lo stanno facendo e non li obblighino senza, diciamo, una motivazione. Stiamo lavorando, diciamo che al vaglio delle commissioni siamo già a buon punto, insomma manca pochi giorni, io spero, anzi forse potrebbe essere presentato in questi giorni. Il disegno di legge che abbiamo fatto assieme, diciamo sulla base disegno di legge iniziativa popolare Rifiuti Zero, l'abbiamo fatto di iniziativa parlamentare, collaborando appunto con Rifiuti Zero, vari Rifiuti Zero, non c'era solo Catania o Palermo, e diciamo che
lo dobbiamo mettere a punto da un punto di vista solamente legislativo, ma per il resto è già stato scritto, lo dobbiamo solo presentare. Purtroppo però, prima di salutarvi, vi dico che cioè, noi possiamo scrivere mille bellissime leggi, però fondamentalmente devono essere i cittadini ad accoglierle, metabolizzarle e farle proprie, perché si possono scrivere tante belle parole, ma se poi queste non corrispondono ai fatti, diciamo, non andiamo da nessuna parte. Vi ringrazio.